benvenuti alla settima puntata di Calcisticamente. Bene, immediatamente vi anticipo i titoli del sommario che animeranno il dibattito questa sera. Juve Show, Inter a pezzi, a San Siro i bianconeri vincono... Non so bene se dalle luci nuove dello studio oppure dallo spettacolo che ho visto sabato sera, vabbè, poi ne parliamo. Al Teatro Tirso, no, non è vero, è un bello spettacolo. Per Sicone mio figlio al Teatro delle Muse di Roma fino al 6 di dicembre. Ne parleremo approfonditamente perché è una chicca questo spettacolo. Non perché l'ho fatto io, ma perché è... calcistico di questa sera. Abbiamo... Dario Falchi, conduttore radiofonico del programma Cuore Bianco Blu. Buonasera a tutti. Non ci facciamo mancare niente. E poi abbiamo Fabio Petruzzi, buonasera. Una new entry. Buonasera. Notex, giocatore della Roma. E poi torna con noi Andrea Agostinelli, che ormai è di casa. Ciao, ciao, buonasera, buonasera. E più tardi avremo anche degli altri ospiti che vi presenteremo, che insomma con cui continuerà mail info@calcisticamente.it. A te Maurizio. Bene, io partirei immediatamente con una domanda ad Andrea e a Fabio. Quali sono i loro titoli di questo weekend calcistico? Che titolo daresti Fabio Petruzzi? Al punto dove magari qualche sconfitta di troppo, però rispetto all'inizio del campionato io vedo una Roma sempre partita dopo partita in crescendo, e anche con il Milan secondo me ha fatto un'ottima. Però insomma molto molto bene. La rivincita di Reia? Chiedo a Massimiliano Pasca. Ma perché no? Rivincita di Reia, vabbè, il cammino è ancora abbastanza lungo, però diciamo siamo sulla buona strada, sicuramente sì. Una bella rivincita di Reia. Tommaso, il titolo della Roma dopo queste tre sconfitte sulle ultime quattro gare? Ma sei fiducioso come Fabio Petruzzi? Sono un po' meno fiducioso perché sabato sera il Milan ha fatto il massimo con il minimo sforzo, sfruttando l'ingenuità di una Roma che soprattutto in fase offensiva, ma soprattutto in fase difensiva, mostra delle lacune preoccupanti secondo me. Tornata in campo, una prima mezz'ora tranquillamente a controllare una partita senza grandi sforzi. Con difficoltà, nel senso che Burdisso ha dovuto segnare nonostante la marcatura di Zambrotta fosse molto stretta, mentre i tre gol del Milan sono arrivati marcatura libera. Posso avere un bicchiere d'acqua? Bicchiere d'acqua. Oh. E lei, scusi, lei chi è? Sapnek, Michael Sapnek. Pubblicità. Musicisti italiani si stanno avvalendo della tua collaborazione. Sì, come ti trovi qui? Come trovi il panorama musicale italiano? Ma io sono abituato, ormai sono 25 anni che sto qui. Dico di Geppi, ci fermiamo per pochissimi istanti e perché ci vediamo. Abbiamo una interessante telepromozione, a tra pochissimo su 5 Stelle. Te l'avevo promesso, Bruno. Le mentine, grazie. Andate a posto. Bene, e rientriamo in casa a Roma. Ci eravamo fermati sulla campagna acquisti e sui ruoli, diciamo, non sempre sembrano in linea con quelli che erano gli obiettivi all'origine della campagna acquisti. Il centrocampo è orfano di Totti? Cioè, è un caso che mancando il capitano della Roma nelle ultime tre partite, la Roma ha faticato moltissimo? Ma. Altra interessantissima telepromozione. Restate con noi, tra poco torniamo. Prenderemo il... Franceschino, hai degli occhi gonfi come un pallone, mi dice la mamma. Già, un pallone. Delle volte i casi della vita sono proprio curiosi, se penso che è proprio per un pallone, che non dormo da una settimana. Mi preparo in tutta fretta mentre la mamma riempie i panini. Voglio riuscire a vedere qualche amichetto per darmi un po' di arie. Questo tuo spettacolo. Quando sei ragazzino hai dei miti, hai dei personaggi a cui ispirarti. Agostino Di Bartolomei era un mito per molti di noi, un capitano con la C maiuscola, sempre serioso, sempre attento. Dice, ma strano, adesso siamo abituati ai giocatori. Tra l'altro credo che sia uno dei pochi giocatori della Roma che comunque era, diciamo, tutto sommato ben accettato anche dai tifosi della Roma. No, infatti è un calcio d'altri tempi, un calcio che forse ti faceva venire i brivoli. Come ha raccontato Geppi, il fatto di poter andare allo stadio a
vedere i tuoi paladini che giocavano a punto calcistico, ma è di vita vera. Infatti, che lega appunto alla vita di Agostino. Mi piace molto, perché Michele, da grande artista qual è, sta sottolineando il fatto che in questo spettacolo si ride, ma si ride con qualità, perché si pensa, perché c'è la menano, la gente vuole ridere, sì, ma non solo, vuole ridere con qualità e quindi emozionato. Sì, subito, più giovane. Io ho 47 anni, lo posso dire, perché l'età ho scoperto che la dicono soltanto quelli che se la portano bene. Allora, dato che io per un mese 47 mi porta abbastanza, ti possono dichiarare, non in televisione. Però pure questo non è fuori, cioè è culo, scusate, ho detto un termine francese. Però dai, a fare teatro, poi è chiaro che l'esperienza aiuta, però sei... L'altro Michele non fa solo teatro e non ha fatto solo teatro tra le tante cose. Sì, cioè io ho fatto, condotto in televisione, ho fatto qualche fiction, però insomma la passione mia è il teatro. Questo laterali, c'è ho ipotizzato una squadra con il 4-4-2, che è il modulo di base del tecnico, che è Urs Fischer, un tecnico abbastanza giovane, e in porta. Tant'è vero che io anch'io l'ho subito corteggiato. Speriamo solo che sia una coincidenza, perché altrimenti facciamo una cosa, dai, ci posso riprovare in diretta. Segna Close al 25esimo, finisce 1-0 per la Lazio. Basta, ci fai soffrire così. Fai vedere le mani, c'hai le stimmate. Che si schiera con un 4-4-2. Nell'intervento precedente che ho fatto telefonicamente nella scorsa puntata, c'è una piccola defezione, perché non ci siamo accorti, sia io che lui, che purtroppo Gajić non gioca più con lo Zurigo, perché nel mercato di... No, ragazzi, ma quello che è grave è che non se ne accorge manco lui. No, è entrato. Ha giocato contro il Lucerna. Fermati. Ha giocato contro il Lucerna. Perché poi, siccome poi per quanto riguarda quel giocatore, io ho avuto anche una parentela che Maurizio sa, ho verificato, perché su Wikipedia Gajić stranamente figura tra le file del Grasshoppers a partire da gennaio scorso. Abbiamo sbagliato entrambi. No, ha giocato domenica contro Lucerna. Se poi guarda, possiamo... siamo, ragazzi, qua siamo al vecchio ordinamento. Poi si lamentano che non parlano e mangiano. Io non lo so. Ecco, che stia la domanda, ho capito. 1, 2, 3, 4. Questo da un incontro d'amore si sta trasformando in una seduta dal dentista. Chissà, magari le è capitato un imprevisto, poverina. No, ma poverina un corno! Se ci fossero qui i miei amici, mi avrebbero già regalato un tapiro di platino. Voglio trovare un senso a questa situazione, anche se questa situazione un senso non ce l'ha. Un'attesa del genere con la musica, un'attesa del genere sembrerebbe senz'altro migliore. E certo, improvvisamente però mi viene in mente che in tutto questo non è lei che è mancata, no? È mancata proprio la musica. Se ci fossero state le note, sarebbe stata tutta un'altra storia. Senti che bel vento, non manca mai il tempo, domani arriverò. Hotel Hilton. 5 stelle lusso. Il pianoforte è coda. Pure. È troppo. Ma è troppo! È troppo. Cioè, perché pure io, che pare che la cugina sia buona, questa è una certezza che abbiamo. Mo che gioca, non sappiamo lui se gioca e come gioca, ma sulla cugina tanto, che abbiamo. Lazio vince 1-0 al 26esimo, che ci frega di sapere tutto il resto. 25esimo. Ah, scusa, mi sono sbagliato. Michele, mi raccomando, non sia mai. Non ti sbagliare, perché se segna al 26esimo, sai quanti punti prendo io rispetto a te. No, adesso ragazzi, facciamo sta scommessa. Io dico che segna al 26esimo. E ma io non ho capito, la scommessa è alla fine del campionato il Catania starà sopra la Roma. Ma allora diciamo che è nata che quando finisce la scommessa? Ma allora vorrebbe dire spettatori, fanciulle. A voi. Ragazze, la Sanzò se le ricorda le vittorie del Novara contro la Roma. Sapete perché sto qua? Già fa l'occhiolina a Bruno. Il core, muovi ad alto desio,
telecheggiante, arena il circo e te fremendo appella ai fatti illustri il popolar favore. Ecco, non ve la leggo tutta, ma è di Alessandro Manzoni, Maurizio. Ma non stiamo esagerando, forse? In che cosa? Ma mi sembra un tono un po' troppo siamo di livello. Un po'... Vabbè, ma poi era previsto che arrivassi ma io infatti il punto certo, sì. Qui passiamo. Ritorniamo a Gjajic. Anche perché Andrea Costinelli, credo sì. che qualche dubbio ancora su Gjajic gli è rimasto. Lisa Catini, Maglierie via Zanzur 10 Roma, Alcatri di Laura Bulfoni, Arredamenti Roma, Mario Stavolo parrucchiere. Ma non lo devi ringraziare Mario Stavolo, ti sfigura, guarda che te complica. Da parte mia Roberta Sanzò, grazie, restate con anche per la sigla perché abbiamo un'altra chicca con Michael Sapnick, When You're Smiling. A lunedì prossimo sempre su 5 Stelle, Maurizio. Un saluto anche da Maurizio Visconti, vi aspettiamo lunedì prossimo, ora spazio alla Durnover Band. E a Mauro. Ciao Bruno. Ciao. But when you're crying, babe, you bring on all the rain. So stop your sighing and be zappa, 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 zappa. Keep on.